la mia carriera cominciò quando, diciamo, si è spinta fortemente verso il mondo, quando Lituania diventò repubblica, quindi nel 1991. È vero che di ciclismo si parlava poco, però la cosa molto importante secondo me è che da noi esistevano le scuole sportive, quindi all'interno di queste scuole, centri sportivi chiamiamole, all'interno di questi centri sportivi si studiava, quindi c'erano magari 5-6 attività sportive dove si investiva fortemente, dove lo Stato pagava, diciamo, l'allenatore per allenare, oltre a studiare, però anche per allenare i ragazzi. Ciclismo fortunatamente era presente in tutti i centri sportivi, chiaro, non parliamo di basket, non parliamo di calcio. A parte il fatto che non desideravo essere ciclista, volevo semplicemente fare attività sportiva, sapevo che dovevo fare qualcosa. Io sono nata in un paesino piccolino, eravamo una famiglia normale, diciamo una famiglia, mamma e papà vanno a lavorare in fabbrica e io mi scatenavo con mio fratello in mezzo ai campi o in mezzo al bosco, eccetera, eccetera, però avevo tantissima carica di energia che non sapevo dove mettere, quindi tante volte combinavo guai. Mia mamma tante volte si arrabbiava con me dicendo sempre: "Ma tu sei peggio di un maschio, è impossibile, pure sei una femminuccia." E quindi chiaro che a scuola la mia materia preferita era lo sport, e, ovvio, attività fisica avevo predilezione, diciamo. E io avevo parlato con mia allenatrice, educatrice, professore di educazione sportiva, se anche da noi funzionava diversamente, CCCP, quindi gli chiesi: "Se io avessi un sogno, un grande forte sogno, di voler sboccare nello sport, cosa devo fare?" E lei mi disse: "Ma tu hai l'idea di cosa vorresti fare?" Dico: "No, non lo so, proverei qualsiasi cosa", perché effettivamente avevo già fatto judo, atletica, nuoto, cioè mi buttavo ovunque, qualsiasi attività sportiva che offriva la mia scuola e il mio paesino. E quindi lei mi propose di partecipare a questa selezione nazionale, che si svolgeva in 4 città in tutta Lituania. Noi siamo nazione piccolissima, appena 4 milioni, e quindi io insieme con un gruppo di altri ragazzini della mia scuola siamo andati a fare questa selezione, e lì che fu scelta da un allenatore di ciclismo, mi propose a fare attività sportiva che si chiama ciclismo. Io non avevo bici a casa, non sapevo. Cioè, diciamo che un po' tutti quanti i bambini sanno andare in bicicletta, no? Però è vero che nella mia famiglia non c'erano tutti questi soldi, tanti soldi che giravano, quindi magari sapevi andare in bici, con bici tipo telaio maschile, no? Dove tu mettevi una gamba di sbiego e pedalavi in qualsiasi modo, però insomma era un saper andare in bici per passare tempo. E quindi da lì, diciamo, da lì parte la mia storia sportiva. Poi sono andata sempre su questo invito del mio futuro allenatore. Mi sono presentata al centro sportivo a Panevėžys, si chiama così la cittadina dove ho studiato e praticato attività sportiva. E da lì nasce tutto. Per me il ciclismo oggi manca. Tutti i momenti che ne ho disponibili, come considerato tempo libero, io sono insieme anche con mia famiglia, mio compagno, mia figlia, usciamo insieme e ci scateniamo. Per quel che riguarda invece ciclismo agonistico, non mi manca. Secondo me sono stata fortunata, se si può dire, beh, sicuramente sì. Sono stata fortunata di poter concludere la mia carriera, io dico al momento giusto. Dopo
Perché un conto magari dover chiudere carriera dovuto all'infortunio, dovuto a qualche rottura, non lo so, dove effettivamente le conseguenze della rottura non ti permetterebbero più salire in bici, no? Quindi tu come sportivo sicuramente saresti frustrato, e come che ne so io, avere un grande obiettivo e tutto d'un tratto, nonostante tu hai tanta voglia a mettercela tutta, arrivare all'obiettivo finale, qualcuno si intromette in mezzo e di te fa un impotente totale. E sicuramente non lo auguro a nessuno, però ci sono tanti casi, in tanti sport ci sono tanti casi simili. Io mi reputo fortunata per il fatto che ho scelto io quando scendere dalla bicicletta, e ho vissuto ciclismo ai massimi livelli, quindi essere arrivata comunque a gustare la medaglia olimpica, mondiali, ho avuto tanto.